Ecco, adesso che il videoclip sia poco importante, francamente no. Viviamo in un'era che si basa proprio su una comunicazione che va sia video che audio. È vero che chiunque con poco può realizzare un buon videoclip, ma che il videoclip sia tanto poco importante da farlo realizzare dal tuo amico col telefonino, no. A meno che tu non voglia un video giusto per stare su YouTube o per pubblicarlo sulla tua pagina Facebook, ma se questo video lo vuoi comunque trasmettere come promozione al tuo disco, devi pensare che il video deve avere delle caratteristiche un pochettino più curate. È vero che si possono fare tantissime views anche con i video fatti col telefonino, ma minore è la qualità tecnica di realizzazione del video, più alto deve essere il livello dell'idea da condividere. Viceversa, se la tua idea è un'idea buona, ma non è competitiva, non è virale, allora devi puntare ovviamente anche sulla qualità delle riprese. Questo te lo dice una che ha fatto un bel po' di visualizzazioni con i suoi video. I miei video sono stati su MTV, DJ, ai tempi era anche All Music, su Music Box, sulle reti televisive che trasmettevano musica in Italia, i miei video sono comunque passati. Sono passati perché, oltre all'idea, che era buona, era discreta, non era l'idea top del secolo, comunque c'era anche la qualità. Se vogliamo parlare di video low cost da mettere solo su YouTube, se vai a vedere sul mio canale El Station Music, troverai dei video di cover che ho fatto, le ho fatte a un budget ridottissimo, però cercando di utilizzare al massimo quello che era la potenza delle immagini. È ovvio che se io ambiento un videoclip in casa mia, in cucina, con delle riprese grossolane è un discorso. Se io invece vado al Grand Canyon, alla Monument Valley, capisci bene che chi guarda ha un impatto completamente diverso. Per cui ti dico, il videoclip è importante? Assolutamente sì. Oggi viviamo veramente nell'era del videoclip. La canzone non la si ascolta e basta, ma la si ascolta e la si guarda. Tutto passa attraverso internet e internet è un mezzo completo, non ha ancora la possibilità di rilasciare odori e quindi stimolare i sensi olfattivi o tattili o di gusto, però quantomeno i due sensi della vista e dell'udito li ricopre appieno. Per cui se devi fare un video io ti consiglio di informarti, investire un pochino di più, magari in maniera un po' più intelligente, però non lesinare su quello che è la realizzazione tecnica del video. Meglio fare cose più semplici ma fatte bene rispetto che cose complicatissime ma fatte in maniera grossolana.